Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulle frequenze di EA Sports. Con me c'è Lele Adani, pronto per il commento tecnico. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Si sfidano Sassuolo e Juventus. Quella di oggi si prospetta una partita piena di emozioni, Pier. E sono sicuro che vederla dalla posizione privilegiata della cabina di commento la renderà ancora più memorabile. Non sto più nella pelle. Questo è lo schieramento di partenza del Sassuolo. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Juve che manda in campo questa formazione. Perin per la porta, Bremer per una maglia in difesa con Danilo, Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo e due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Calcio d'inizio per la Juve. Bremer. Danilo. Trova Rabiot. Manuel Locatelli. Si affaccia nella tre quarti avversaria la Juve. Ci pensa lui spazzando. Tra i protagonisti possibili del match ovviamente Berardi con i suoi strappi, la sua velocità. È bravo negli inserimenti, da dietro sa arrivare col tempo giusto, sa sfruttare gli spazi, sa andare al tiro. Insomma, Pier, parliamo di un giocatore completo, Tiro centrale, comodo per il portiere. Ecco il tiro! Intervento provvidenziale del portiere. Kostic. Danilo. Guadagna metri verso l'area. Rabiot. Palla che spiove. Riconquista la palla in zona d'attacco, attenzione. Manuel Locatelli. Di Maria. Prova Di Maria. Ottimo l'intervento del portiere. Corner in area. Non un granché qui l'intervento del difensore. Smetta la minaccia. Si libera dell'avversario. Grande intervento del portiere. Thank you.
La gioca corta. Vincere uno contro uno. Il portiere ci arriva senza difficoltà. Palla persa dalla Juve. Non bene la difesa qui. Tiro murato. C'è la possibilità della ripartenza. Rabiot. Efficace l'intervento del portiere che salva. Ecco Berardi. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Lo lascia sul posto qui. Portiere che non si scompone assolutamente. Recupera bene qui il passaggio. Nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa hanno dominato il dato sul possesso palla. Riescono a liberarsi spesso per andare alla conclusione. Però la mira, un po' per la bravura del portiere, un po' per imprecisione loro, fin qui non hanno trovato il vantaggio. La mia impressione però è che il gol può arrivare da un momento all'altro. Non devono arrendersi. Si accentra. Berardi. Perin, super, da pochi passi. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. La mette in mezzo. Pallone controllato senza problemi dalla difesa su questo corner. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Rabiot. Possono prendere il contropiede la difesa. Ci sarà un minuto di recupero. Si fa intercettare palla qui la Juve. L'arbitro chiude qui il primo tempo. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. De Sciglio. Bravo il difensore che ferma tutto. Occhio a Di Maria. De Sciglio. Kostic. Palla che è finita abbondantemente fuori. Questo tentativo è da dimenticare. Bisogna mirare meglio. Il tecnico sceglie il cambio. Mattia De Sciglio entra con il numero 7, Federico Chiesa. Porta palla. Grande apertura. Ha avuto il pallone per aprire il match. L'ha spedito incredibilmente sul fondo. E lo vediamo, eh? Sta ripensando all'errore di poco fa. Potrebbe avere un impatto importante a livello emotivo. Errore bianconero qui nel possesso. Berardi.
occhio a questo calcio d'angolo, sono a caccia del gol del vantaggio. Ci sarà una sostituzione. Scegli la soluzione ravvicinata. Il portiere c'è su questo tiro. Il tecnico ha deciso questo cambio. Sceglie il prede. Obiang, conclusione murata. C'è spazio per la Juve lungo l'out. Vlahovic, 1-0, sembravano faticare e invece eccoli qui. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Angel Di Maria lo salta, scocca la conclusione, ottima la parata qui. La gioca in mezzo Di Maria. Determinante il portiere su questa deviazione di testa. Ha letteralmente salvato la propria porta. Questa palla era destinata in fondo alla rete. La mette in mezzo Di Maria. Allontana il pericolo. Di Maria. Tifosi del Sassuolo scatenati. Provano a prendere per mano la squadra e a condurre al pareggio in questi ultimi minuti. Attaccano con più elementi. Deviazione determinante. Era al posto giusto al momento giusto. Possono partire in contropiede, attenzione. Cerca la profondità con questo tocco morbido. Tutto fermo, era una buona idea questa, ma c'è fuori gioco. Era una palla da sfruttare meglio, Pier, se solo avesse temporeggiato invece di muoversi subito in avanti. In ogni caso, brava la difesa a salire con i tempi corretti. Non c'è più molto tempo a disposizione per la formazione di casa, Pier. E il pubblico capisce il momento difficile, aumenta l'intensità della spinta. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Traversone in area. Si oppone al tiro. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Elude l'intervento dell'avversario. Occhio alla conclusione. Conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha sprecato una buona occasione qua per segnare. Queste palle vanno sfruttate meglio. Guadagna campo. Che è
Ben. Attenzione, rete! Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Si gioca ancora per 240 secondi. Sta avanzando. Interviene, intercetta il passaggio. Lascia partire il tiro. Finisce qui, finisce con la vittoria della Juve. Fanno festa i bianconeri. Aggiungono 3 punti preziosi alla loro classifica. Non è stata una partita facile, ma l'importante è che sia arrivata la vittoria. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi. Può uscire dal campo certamente soddisfatto. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra. Juve, grido forza Juve, la partita di me chi la chiude. Non mi diverto, senza almeno 6 sfide al mese, prendi la gente.